Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Buongiorno. Siamo a fare la spesa all'Esselunga oggi, eh? Quindi faremo uno svuota alla spesa, poi quando arriviamo a casa così vi facciamo vedere cosa abbiamo acquistato. Sì. Ciao, ci vediamo dopo. Ciao. Eccoci ragazzi, siamo tornati adesso a casa, è tardissimo, quindi mangiamo tardissimo. In forno ci sono già le patate che stanno cuocendo e poi oggi andremo a provare queste quattro salsicce vegetali. Non le abbiamo mai provate, della Findus, e vediamo un po'. E poi facciamo lo svuota la spesa, quindi prima mangiamo, poi facciamo lo svuota la spesa, perché sennò mangiamo all'ora santa. Come ingredienti direi che non sono proprio malaccio, però ripetiamo, meglio mangiare queste cose una volta ogni tanto. Eccoci ragazzi, vediamo un po'. Tanto che le patate cuociono. Sono mini, vedete? Ah, non hanno la plastica? No. Non sono dentro la plastica? No. Odoriamo? Ma perché devi? Sono dei sigari. Vabbè, comunque sono delle sal... Ma sì, devi mettere con adesso l'olio in padella? Sì, aspetta. Adesso prendiamo una tavoletta. Ok, qua c'è l'olio. Ma la tavoletta per che cosa? Perché le tagliamo a metà. Le tagliamo a metà. Come sono? Dure? Quindi sembrano un po' durini, vabbè che erano in freezer. Vabbè, quindi magari andiamo a scongelare. Apriamo. Okay. E poi le cuciamo. Vabbè. E poi un filo d'olio in padella e ce le mangiamo col pane che abbiamo preso di segale. E poi aspettiamo le patate. Oggi è sabato, quindi ci sgarriamo, giusto? Poi il mio compleanno. Quindi auguri amore mio. Grazie. E mangiamo le salamelline, sì, vegetali. Auguri! Grazie. Vero Maggie che avevo un compleanno di Papino? Auguri Papino! Semolino dov'è? Arriva anche Semolino. Eccolo lì, auguri Papino anche da Semolino, manca Kira. Ciao Semolino, che hai fatto il birbante mentre non c'eravamo. Vero? Già. Bene ragazzi, adesso vi faccio vedere la spesa che abbiamo fatto all'Esselunga stamattina. Siamo andati, avevamo un buono da far fuori, quindi siamo andati a comprare un po' di robina. Soprattutto perché nel supermercato Esselunga troviamo parecchia roba per vegetariani e vegani, quindi c'è un po' più di scelta su quelle cose che compriamo ogni tanto, che vi faccio vedere anche nei video che faccio sui prodotti finiti, e così almeno riusciamo a mangiare anche qualcosa di diverso ogni tanto, di sfizioso, che non sia la solita roba. Tra parentesi, è abbastanza cara. Sì, abbastanza. Abbiamo comprato dei piselli medi italiani della Valfrutta. Questi di solito li mettiamo nelle insalate, li metto io magari quando mi porto a mangiare al lavoro. Abbiamo comprato della passata salsa pronta Mutti. Io compro sempre la Mutti perché mi piace molto di più delle altre, è meno acida e è un po' più dolcina da mettere sopra la pizza, da fare i sughi. Questa qua va molto bene. Aurora ha trovato questa marmellata dell'Esselunga, ha voluto prenderla alle albicocche. Costava meno. Vabbè, a parte che l'ha presa che costava meno, perché comunque i prodotti, vedete, Esselunga magari costano un pochino di meno. Volevo dirvi però, se andate all'Esselunga, di fare la carta fedeltà, perché io sono uscito fuori un attimo alla veloce mentre Aurora stava finendo di fare la spesa, per fare la carta fedeltà, perché molti prodotti sono in offerta al 30-40% solo con quel tipo di carta. Ve la fanno in un secondo, quindi basta che portate il codice fiscale, ve la fanno subito e potete usufruire degli sconti che ci sono nel supermercato. Continuiamo con la spesa. Abbiamo preso sempre il concentrato di pomodoro triplo, sempre Mutti, un pacchetto di spaghetti, questa volta della De Cecco. Aurora ha voluto comprarsi la piadina per farsi la piada pizza che ogni tanto gli faccio io al posto della pizza. Gli ho trovato questa piadina a grani antichi di Amor di Piada, vegano ok, come vedete, quindi non contiene lo strutto come altri tipi di piadine e per noi va benissimo. Abbiamo preso, vabbè,
Non è che l'ho voluto prendere lei, ma colpa sì, sua. Solo per i dolci, sì, dai, perché se lo mettiamo nei dolci non è che lo usiamo tanto, io prendo sempre il caffè senza zucchero. Abbiamo preso dello zucchero di canna, sì. Che la canna l'ha solo vista, o se l'è fumata, e quindi perché questo qui praticamente quello che trovate al supermercato, se non è uno zucchero di canna integrale, questo qui chiaro, un po' beigiolino, è zucchero normale con il caramello. Vabbè. Poi abbiamo trovato nel reparto delle olive, le olive taggiasche denocciolate. Queste sono due confezioni, anche queste qui costavano leggermente care, quindi un rene e mezzo, e niente, l'abbiamo prese perché ogni tanto mangiamo le olive, a Aurora gli piacciono soprattutto, però quelle taggiasche hanno un prezzo più elevato delle altre, le abbiamo prese una volta. Non le trovavamo con la confezione di vetro, perché adesso lì è confezione, no, lì, confezione lì la plastica sembra che pulula come non so cosa. Comunque, ho comprato sempre il nostro aglio in polvere che usiamo nelle nostre ricettine, ma anche l'aglio normale, che chiaramente è dentro la retina di plastica. Comunque, se avete queste retine di plastica, ricordatevi prima di buttarle di tagliarle bene in mezzo, in modo che se poi le scaricano in mare, come fanno di solito, i pesci non ci finiscono anche dentro. Anche se riuscite, compratela senza. Compratela senza. Sono riuscito a trovare, fortunatamente, il burro di arachidi, che trovo di solito alla Bennett. Ce n'è di due tipi, come avevo già detto in un altro video, col tappo rosso e col tappo blu. Mi raccomando, quello col tappo rosso, perché quello col tappo blu c'è l'olio di palma dentro. Questo qua invece ha l'olio di semi di girasole. Altrimenti guardate sul nostro video, per chi ha voglia di farselo, c'è burro d'arachidi fatto in casa. Noi quando non abbiamo voglia di farlo abbiamo quello comprato. Giusto. Compriamo quello. Poi una confezione di vermicellini di soia, quelli che compriamo per fare gli spaghetti di soia di Aurora, ne avevamo già una confezione a casa, quindi ne abbiamo comprata una confezione sola. I fiocchi di avena bio. Allora, l'avena fa molto bene, vi potete fare il porridge, oppure ve la mangiate dentro il latte di vegetale la mattina, come faccio io. Oppure, se la tritate e la fate diventare come una farina, si può utilizzare anche per fare uno scrub al viso. Bene, allora, altri due prodottini che abbiamo trovato sono i semi di canapa. E su quello ci spendiamo due paroline velocissime, perché i semi di canapa sono molto salutari, fanno bene, sono ricchi di proteine, diciamo, insomma, è un alimento che conviene avere in casa se siete vegani o vegetariani. In più contengono una buona quantità di omega 6 e omega 3 e hanno tante vitamine, tipo vitamina C, vitamina E, vitamina B6, zinco, calcio, fosforo, magnesio, sodio, potassio, ferro, insomma, se ritrovate un casino di roba. Prendete. Comunque ricordatevi che costano una cifra questi qua. Bene. Poi, vabbè, ma di come si usano questi qua, li potete mettere nelle insalate, li potete mettere nelle zuppe, qua sopra le zuppe, potete mettere nel pane se fate il pane in casa, insomma le potete usare come i semi normali. Giusto, quindi l'esperta lei ve l'ha detto. Poi, semi di chia, con i quali Aurora mi fa sempre il chia, chia, uguale, c'è chi dice chia e c'è chi dice chia. Cioè, la chia è la macchina che ho io, però c'è la K, la CIA, questa qua, io leggo la CIA, CIA, quella che fa le indagini. Vabbè, comunque, ascoltate un attimo, questi semini qua vi potete fare un buonissimo dessert, che è il budino di semi di chia, chia, fia. Lo trovate, la ricetta sul nostro canale. Sempre sul nostro canale. Però vi conviene tritarli, perché assorbite di più le loro proprietà. Giusto. Sono già microscopici, come fai a tritare questi cose qua? Non lo so, io li metto nel macina caffè insieme a quelli di lino, poi li tengo in frigo qualche giorno, li uso nelle insalate, li uso nello yogurt. Va bene, perfetto. Poi, abbiamo preso due o tre schifezze stavolta, perché eravamo lì, quindi c'è questo buono a far fuori. Allora, siamo riusciti a trovare lì, che c'hanno un po' più di roba, due tipi di biscotti della misura, eccoli qua. Allora, sono senza latte e senza uova e quindi anche senza burro, quindi sono vegani. E li dobbiamo ancora provare, perché due tipi di biscotti non li avevamo mai presi, però abbiamo preso questi qui con cosa sono? Cacao e riso soffiato, e questi qui della Scotti invece
senza lattosio, anche questi qui non hanno uova, non hanno niente, abbiamo guardato negli ingredienti. Forse. Sì. No? Qualcosa. Della Scotti e sono biscotti con riso e gocce di cioccolato. Senza olio di palma e vabbè, vabbè ormai l'olio senza di palma. Senza olio di palma, una volta facevano tutto, adesso l'hanno scartato. Vabbè, ci crediamo. E l'altra schifezzina che abbiamo preso sono sempre della misura, queste che ogni tanto prendiamo, le briochine vuote senza niente, che anche queste sono senza latte e uova. Come e ci sono vedere. Anche il cioccolato con la marmellata, sì. Ma comunque questi prodotti ci durano un'eternità perché ne mangiamo veramente poco. Se no li facciamo anche in casa, biscotti. Bene, passiamo di qui. Allora, nel reparto frutta e verdura che abbiamo comprato, come al solito abbiamo comprato le arance che ne facciamo un utilizzo esagerato, noi soprattutto d'inverno. Le banane che avevano fatto razzia, lì ce n'erano giusto giusto qualcuna che ho trovato ancora un pochino verdina perché comunque in casa con riscaldamento maturano parecchio. Il broccolo che non può mancare nella nostra spesa perché è un alimento che fa benissimo e soprattutto un antitumorale per eccellenza. Poi le carote che mangiamo ultimamente anche crude con le salsine che fa Aurora oppure possiamo farci dei centrifugati. Un'insalata che non mi ricordo che insalata è. Sarà quella croccante, iceberg? No, boh. Può essere, non lo so. Vabbè, comunque insalata, un'insalata di questa qui, però abbastanza croccante. La verza, una bellissima verza, che cioè, da noi significa anche la panza, però vabbè, comunque, niente, la verza che io faccio a vapore e poi la salto in padella con un po' di spezie, viene buonissima. Un paio di zucchine, che so che non sono di stagione, però io quando vado al lavoro mi faccio magari le verdure al forno con patate, zucchine, quindi ci metto dentro anche questa qua. E soprattutto ho trovato il cavolo nero, perché il nostro con le gelate che ha fatto ultimamente siamo riusciti a mangiarlo, però ormai non matura più. E niente, il cavolo nero pensavo costasse di più, invece questo era abbastanza economico. Diciamo che di frutta e verdura non abbiamo preso tanto perché abbiamo preso già... Sì, avevamo già in casa parecchia roba. Quindi adesso sparecchio qua davanti e vi faccio vedere gli ultimi prodotti che abbiamo preso, quelli che vi dicevo di origine industriale che ogni tanto compriamo, visto che lì ne hanno un po' di diverso tipo. Eccomi tornato, ho messo a posto la spesa che vi ho fatto vedere prima e ho tirato fuori tutti quei prodottini che dicevo che abbiamo trovato lì all'Esselunga che sono un po' più particolari, magari che non trovate negli altri supermercati. Prodotti che non dovete comprare sempre perché comunque i loro ingredienti non sono in tutti, non dico proprio in tutti ma quasi, non sono proprio eccezionali. E sono prodotti di origine industriale e nei prodotti di origine industriale chiaramente mettono dentro anche conservanti o coloranti che non fanno benissimo, però se un vegetariano, un vegano vuole ogni tanto togliersi uno sfizio e mangiare qualcosa di diverso da quello che si prepara in casa, lì all'Esselunga trovate una bella quantità di prodottini diversi da poter stuzzicare. Allora partiamo soprattutto con questi che abbiamo già provato oggi, vedete che sono aperti. E le salsicce vegetali, queste quattro salsicce vegetali le abbiamo provate oggi. Allora devo dire che come a parte come prezzi che sono tutti molto elevati, quindi stanno sui 3-4 euro tutti, però questo tipo di prodottino che abbiamo mangiato oggi, come vi dicevo, è simile ai wurstel vegetali che vi avevo fatto vedere in uno svuota la spesa o in un video sui prodotti finiti forse. E diciamo che gusto della salsiccia non è che ne hanno tantissimo, sono leggermente speziate, le cucete in padella in 5 minuti, però non differiscono tanto dai wurstel vegetali che avevo già fatto vedere. Molto buone queste. Diciamo che rispetto a quelli là sono leggermente più buone, sì, anche queste qua mi sono piaciute molto di più. Comunque quelle mi sembra che costano meno di 3 euro. E abbiamo fatto comunque nella ripresa di prima, vi abbiamo fatto vedere sì. Come le preparavamo. Abbiamo comprato il tofu, che sto benedetto tofu per cui ci prendono in giro parecchio, però devo dire che è un buon sostituto proteico, comunque è una cosa che non dovrebbe mai mancare nell'alimentazione vegetariano-vegana.
appunto per suo apporto proteico, chiaramente è in gusto, quindi dovete condirlo o nelle insalate oppure cuocerlo con un po' di salsa di soia. Ci sono mille modi per farlo, si possono fare gli spiedini e devo dire che adesso proveremo questo dell'S lunga perché non tutti hanno una consistenza o chiaramente che può andare bene a ogni palato. Devo dire che quello che ho trovato più buono fino adesso come consistenza è quello del supermercato INS. Vedremo questo qui com'è. Comunque è un alimento che non dovrebbe mai mancare perché è un alimento fermentato, se non Sì, sbaglio, no? quindi anche il tempeh abbiamo provato questo, non abbiamo mai provato questa compagnia italiana, vediamo com'è perché noi lo compravamo alla Bennett, è l'unico supermercato nei nostri dintorni che ce l'ha e niente, vedremo anche questo qui E come sarà. anche questo per cucinarlo, se volete farlo in modo veloce, un po' di salsa di soia, un filino d'olio in padella, lo tagliate a striscioline, è buonissimo. Seitan, che non va bene assolutamente per i celiaci e soprattutto non bisogna mangiarlo molto spesso perché è glutine puro. Una volta ogni tanto ci sta, vi fate la vostra bistecchina di seitan, i vostri spiedini, potete farci un ragù, lo macinate e lo mettete dentro il sugo e ci fate un ragù di seitan. Potete fare anche le classiche Le scaloppine, scaloppine, fate finta che ci siano sono delle mille modi anche qua bistecchine. per cucinarlo, però vi ripeto questo una volta ogni tot, non sempre, perché comunque il glutine non è che è eccezionale. Abbiamo trovato questi due prodottini, allora questo sono del filetti vegetali Nature. Questi qui li avevamo scoperti una volta al che supermercato Eravamo era? al Lago di Garda e li abbiamo scoperti, ma non questi però, Non questi. un'altra marca, e forse con Natura, qualcosa con Natura c'era scritto, non mi ricordo più. Erano dei filetti Sì, ma dove? Che supermercato era? Ecco, aspetta, l'Eurospin. all'Eurospin L'Eurospin, mi c'erano sembra. dei filettini di soia che sembravano veramente Buonissimi, pollo, cioè mamma. nel senso, noi pensavamo che fosse pollo che ci avessero preso in giro, però erano veramente buonissimi. Non l'abbiamo più trovati neanche in quel supermercato lì. Questi ci si avvicinano molto, vedremo di questa marca, della Gourmet, se sono buoni come gli altri o se no. Niente, avremo provati e vedremo come vanno. Altro prodotto nuovo che c'era lì, che non avevamo mai trovato da nessun'altra parte, sono bastoncini di tofu alle verdure. Questo qui è un prodotto fatto di tofu cucinato, preparato industrialmente, quindi è già solo da prendere, da mettere in padella con un filo d'olio oppure al forno e da cuocere, non è da condire né niente, quindi è un prodotto già preparato, bene E pronto. poi ha la curcuma che fa molto bene. Ok. E abbiamo letto gli ingredienti di tutto, tranne comunque del tempeh e del tofu, e devo dire che comunque all'interno, come vi ho ricordato prima, ci sono anche delle cose che non è bene mangiare sempre, però ogni tanto si può anche Sgarrare. sgarrare, certo. Abbiamo preso lo stesso hamburger che vi avevo già fatto Che buono vedere, questo. E abbiamo che è anche buonissimo. trovato una ragazza che era lì con anche lei che guardava i prodotti vegani Sì, ci ha fatto e vegetariani. molto piacere. E niente, questo hamburger ve l'avevo già fatto vedere, l'avevamo già trovato alla Bennett, è lo stesso, lì ce n'era una versione con anche il pomodoro, ma visto che io il pomodoro non lo digerisco benissimo, abbiamo optato per prendere quello che prendevamo di solito, questo qua. Il nostro yogurt Soya Sang, che lì avevano le confezioni da 4 yogurtini, tanto per incentivare un po' la plastica. E questo qui grosso, non avevano quello medio che noi troviamo al Tigros, quindi abbiamo preso questo qua grosso perché intanto noi lo facciamo fuori spesso e devo dire che lo yogurt soya sang andate sul sicuro perché non ha lo zucchero e potete farci anche il formaggio come mi ha fatto ultimamente E Aurora. mi sa che Abbiamo sì. preso queste tre cose della Buitoni che sono la focaccia. Questa buonissima, anche questa qui preparata in 5 minuti in forno. Chiaramente noi facciamo spesso le cose in casa, ma la volta che arrivate a casa tardi, avete fatto altre cose, non siete riusciti a cucinare, volete mangiarvi magari una focaccia con un po' di formaggio
vegetale spalmato sopra, questa ve la consiglio perché è buonissima, si prepara in pochissimo Ma tempo. anche questi prodotti, guardate bene gli ingredienti perché tante volte hanno dei Certo. conservanti e cose varie. Gran pizza rettangolare, sempre della Buitoni. E questa qui non la trovo dalle nostre parti, l'ho trovata lì e ho provato a prenderla perché comunque anche di queste paste pronte per fare la pizza ce n'è di diversi tipi, ma alcune le ho trovate che sono o rimangono troppo dure o hanno dei gusti strani, non mi piacciono. Ho voluto provare questa qui della Buitoni, visto che la focaccia è buona, ho voluto provare anche la pasta per la pizza. Quando non ha voglia di fare la pizza, Quando se non no la voglio fare fa la lui. pizza, se no la faccio io. E la sfoglia integrale con la quale noi di solito Facciamo le briuscine. sì, facciamo le briochine al forno con un po' di crema al cacao o la marmellata all'interno. Ogni tanto ci capita di fare le briochine. Dulcis in fundo che mi sono dimenticato prima, andiamo nel reparto lavaggio. Quindi abbiamo comprato i prodotti nostri affezionati della Winnis che Uno è della Winnis, questo qua non è della Ah, non è Winnis. della Winnis? No, Ah, pensavo che fosse questo della no, perché Winnis. quello della Winnis costava un occhio Ho della capito. testa. Va bene, allora abbiamo comprato della Winnis il prodotto per pulire il bagno. Sapete che i prodotti della Winnis sono ecologici. E questo qua, che pensavo fosse della Winnis, ma l'Aurora mi ha detto che non è. Questo qui è della Vert. È una Sempre ricarica qua. per il detersivo della lavatrice. Ecodetergente, anche questo qui dovrebbe essere ecologico al 68%, quindi diciamo che costava un po' meno della ricarica della Winnis. Bene, spero di avervi indirizzato verso nuovi acquisti, di avervi trattenuto in compagnia per questa mezz'oretta. Il video, se vi è piaciuto, mi raccomando, un pollice in su come sempre, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei nostri video e ci vediamo sul prossimo Svuota la spesa di Ginger Life. Ciao a tutti! Ciao!